Sabato il gran finale all'Istituto Musicale Angelo Masini. In presenza dell'assessore alla cultura Elisa Giovannetti si sono esibiti gli 8 finalisti provenienti da tutta Italia, Corea del Sud, Francia. Un livello molto alto e la scelta per la giuria non è stata così semplice, ma alla fine questi sono stati i vincitori che vedremo esibirsi il 22 maggio al Teatro Diego Fabbri con l'orchestra Bruno Madera, diretta da Filippo Maria Bressan. Conferito al tenore coreano Beom Sop Seo. Il secondo premio va al soprano francese Pauline Royal. Il primo premio al soprano italiano Francesca Passerini.